bordo dell'ultimo elicottero arrivato in dotazione alla Guardia di Finanza del Veneto, un modello molto avanzato tecnologicamente, è l'unico di questo tipo nel nord Italia. Stiamo sorvolando Venezia, ma sono soprattutto le sue caratteristiche tecniche che gli consentiranno di volare anche con scarsa visibilità, pensiamo ovviamente alla nebbia, ma anche di notte, e quindi tutti coloro che hanno intenzione di commettere reati di notte perché pensano che nessuno se ne accorga, sono davvero avvisati con questo nuovo elicottero della Guardia di Finanza. Noi riteniamo che la prevenzione sia più importante della repressione. Far sapere che da oggi in laguna di notte non si possono più fare impunemente certe cose, quindi c'è un rischio, è sicuramente una grande operazione che stiamo facendo. Si chiama 109 Nexus ed è un elicottero all'avanguardia, il primo in servizio nell'Italia del Nord, e sarà impiegato per il controllo del territorio per prevenire reati ambientali, vista anche la possibilità di volare di notte. Soccorso in mare e soccorso in montagna, perché questo elicottero, non è stato detto nella presentazione, ha un verricello e ha una flessibilità di permanere fermo in aria che è notevole, molto più performante del vecchio NH500. Con una velocità di 300 km all'ora, un'autonomia di oltre 3 ore e quasi 1000 km, composto per 6 passeggeri, pattugliare Veneto, Friuli Venezia Giulia e tutto l'Alto Adriatico sarà molto più facile. È formidabile la collaborazione con gli altri corpi di polizia. Questo mezzo è dotato di uno strumento che consente di trasmettere le informazioni in una sala operativa comune, e quindi quando la Guardia di Finanza è in volo potremmo anche supportare e assistere altre forze di polizia che sul territorio dovessero avere bisogno. Intanto, con una telecamera speciale che può lavorare anche di notte, riconoscendo obiettivi in movimento e trasmettendo le immagini a una sala operativa a terra che può essere collegata ad altre forze di polizia, questo mezzo sarà un grande valore aggiunto. È un mezzo che si presta a una sinergia operativa con le altre forze di polizia, e questo è un altro punto di forza. Non è un caso che la Guardia di Finanza come Polizia del Mare si è dotata di questo mezzo, perché consente di integrare il dispositivo di prevenzione del corpo con quello della polizia e dei carabinieri. Intanto godiamoci le immagini girate dall'alto di Venezia, del Lido, di Piazza San Marco e dell'ingresso in laguna, immagini che colpiscono per il fascino, che danno l'idea della particolarità di questo territorio, che va controllato e protetto con tutti i mezzi, anche con un elicottero come questo, che permette perfino di volare con un motore solo in caso di avaria all'altro.